E ci spostiamo adesso sulla cittadina adriatica, giunta a 4, a 6 assessori al comune di Termoli, subito al lavoro dopo la proclamazione a Palazzo Sant'Antonio, il primo cittadino Francesco Roberti. Vediamo. Ci avviciniamo all'estate, le temperature cominciano a essere bollenti, c'è l'incombenza di ridare lustro a livello turistico balneare alla città di Termoli. Ha già qualche idea? Sì, abbiamo qualche idea che dovremmo sviluppare insieme. D'altra parte noi siamo gente di mare, abituati a camminare e a navigare in mezzo alla tempesta. Troveremo il modo per arrivare in un porto sicuro e quindi di dare a quest'anno un cartellone turistico che i cittadini e i turisti potranno apprezzare. In lei i cittadini termolesi troveranno sempre le porte aperte? Sono già aperte le porte, lo erano anche prima che diventassi sindaco. Alla giunta 4-6 assessori ancora da vedere? Io gradirei una giunta a 6 per impegnare tutti a lavorare nell'interesse di Termoli. Questo ci consentirà anche di dare più risposte e soprattutto far sì che ognuno possa impegnarsi nel proprio ruolo. E quindi il mio auspicio è questo. Ora vedremo facendo la consultazione con i partiti cosa ne uscirà. Ormai la campagna elettorale è finita, è arrivato il momento di amministrare, di riconciliarci tutti quanti per sentirci parte e partecipi di questa comunità. Perché lo sappiamo, noi cittadini di Termoli abbiamo un gran cuore, quindi da domani lavoreremo tutti quanti nell'interesse di Termoli. Abbiamo alcune cose da fare come sindaco, finché non tiriamo sulla giunta, ci sono gli atti di giunta che non possiamo fare. Farò una ricognizione degli atti finora firmati e di quelli che dovranno essere firmati nell'attesa della composizione della giunta.